Danilo Pagni, nuovo direttore sportivo della Ternana. Benvenuto a Terni. E allora, un'impresa abbastanza difficile, visto che la Ternana chiude il girone d'andata al penultimo punto in classifica generale con 20 punti. Minimo 8 punti in più nel girone di ritorno per cercare di conquistare la salvezza. Impresa che la spaventa? No, assolutamente no. Io mi ritengo un privilegiato, faccio il lavoro che amo, che piace, e sono felicissimo di essere qua e ho motivazioni estreme. E allora, quali le difficoltà da incontrare? Ma le difficoltà... E da superare, innanzitutto bisogna creare un senso di appartenenza più forte, la squadra deve riconoscersi ancora di più nella proprietà, ma soprattutto nella città, quindi lo spirito di appartenenza. Poi dobbiamo cercare di apportare qualche miglioria in base al mercato, non sarà un mercato facile, fare mercato da penultimo è difficilissimo, ma non impossibile. Allora, torniamo al calcio mercato. Lei ha visto alcune partite della Ternana, le ultime partite soprattutto della Ternana, quando era stato un po' allertato sulle intenzioni della società rossoverde, e allora c'è da lavorare nel calcio di mercato, rivolgere la propria attenzione, elementi di categoria, elementi di personalità, e se è possibile in quale ruolo? Uno per reparto, giocatori innanzitutto che abbiano voglia, dai valori umani, speriamo di essere fortunati, e soprattutto di riferimento, giocatori di riferimento. Oh, chiaramente per giocatori importanti se ne parla anche in questi giorni nelle varie cronache eccetera. La Ternana negli ultimi anni, voglio dire, come politica ha stabilito di non superare negli ingaggi il salary cap. Con il nuovo direttore sportivo come si opererà? Ci sarà qualche così concessione in più? Ma il mister poco fa diceva che la proprietà ha detto che se ci dovessero essere le condizioni per sforare, per il bene della Ternana lo farà, però noi cerchiamo sempre da uomini d'azienda di entrare in questo range. Ultima cosa, il girone di ritorno si preannuncia difficile, la prima partita è quella con il Pisa, per quella data ci saranno questi rinforzi che Carbone ha chiesto alla società e quindi indirettamente anche a lei? Non vogliamo illudere nessuno con nomi. Noi ci siamo prefissati degli obiettivi mirati e importanti, difficili da conseguire, da ottenere, però ci auguriamo di sì. Ma i nomi che sono circolati fino a questo momento, cioè ci sono nomi che hanno un fondamento, vedi Lodi, vedi Insigne, eccetera, sono degli indizi quelli, sono operazioni sulle quali, trattative sulle quali si sta lavorando? Guardi, io in questo momento fare nomi non mi sembra corretto, io non voglio illudere nessuno, vi assicuro che stiamo lavorando e con grande ambizione, poi ovviamente se non riusciremo a chiudere queste operazioni che sono difficili, abbiamo un piano B. Lei che stasera vedrà per la prima volta la rosa al completo, che dirà per prima, la prima cosa che dirà? Io innanzitutto sono felice di stare qua e questo è quello che conta. Poi mi sembra che domani parlerò con la squadra, e a me i discorsoni, i paroloni, sono una persona concreta, e poi parlerò anche con lo staff, con i collaboratori. A me piace vivere la realtà a 360 gradi, dalle magazziniere all'infermeria, a me piace vivere la realtà della società come sono cresciuto, ho fatto tutte le categorie, quindi non mi spaventa nulla, ho solo voglia di fare bene. È un uomo di campo o un uomo da scrivania? Ho fatto sia il direttore generale, anche a Salerno, ad Arezzo, l'ho fatto a Gallipoli, ho fatto il direttore sportivo, ho fatto lo scout in Serie A, il capo scout in Serie A, ho fatto un po' di tutto, a me piace lavorare. E nell'esperienza rossoverde pensa sarà più al campo o in ufficio? Campo col mister, con la squadra e con i collaboratori. Senta, lei è colui che ha scoperto Zanon, se lo ritrova qui, e gli dirà quando lo vedrà. Ma non è che ho scoperto Zanon l'ho preso dal Giulianova nel 2001, io iniziavo a fare il direttore sportivo da un paio d'anni, scoperte ne ho fatte, sono anche notori, però conservo sempre l'umiltà. Un'ultima cosa, un messaggio ai tifosi della Ternana, che in questo momento sono abbastanza avviliti per la posizione nella classifica generale e che insomma sperano che
in qualche modo si possa risollevare nel girone di ritorno. È andata bene per diversi anni, speriamo che vada bene anche quest'anno. E speriamo tutti che vada bene anche quest'anno. Ma il messaggio è uno solo ed è forte, la compattezza. Dobbiamo far capire al campionato e all'esterno che noi non abbiamo mollato, anzi che rilanciamo, ma tutti insieme compatti, altrimenti abbiamo perso prima di partire, come hanno fatto a Pisa ancora meglio. Mauri, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, crepi Luca. Grazie, arrivederci.